non credo che il calcio italiano muoia per questa scelta. Casomai, voglio dire, noi dobbiamo intervenire su altre cose che sono quelle che possono avere o meno impatto su una crescita del calcio italiano, quindi insomma non è certamente questa scelta che può generare un peggioramento del calcio italiano. Poi secondo me il fatto del contratto troppo lungo, però insomma questa era un po' la base per cui poi i due broadcaster Sky e DAZN sono entrati e hanno fatto un'offerta che non è quella che noi avremmo voluto, che non è neanche, come dire, uguale a quella del triennio passato, ma comunque sia certamente si avvicina e potrebbe essere superata se la parte di revenue sharing, quindi se il numero di abbonamenti crescerà grazie anche al fatto che la pirateria verrà abbattuta. Quindi insomma secondo me non è tutto così negativo, no? Quindi io non, anche se appunto ripeto, stimo De Laurenti, sono una persona che va sempre ascoltata con interesse, perché quello che dice ha sempre un qualcosa di visionario, però poi in questo caso non condivido minimamente quello che dice, e gli ho detto che anche se lui adesso non se ne rende conto, ci dirà grazie, no? Ho parafrasato quel che ha detto Ricci alla Meloni. Presidente, scusi se vado fuori tema.